Oggi faremo vedere come montare la piastra universale per poter mettere un red dot, un sistema di mira veloce, sulla nostra replica di G17, G18 o comunque altro modello di Glock che condivide lo stesso sistema di aggancio delle mire posteriori. Controllate che non ci sia niente nel caricatore, cioè che non ci sia il caricatore, che la replica sia scarica, tirando fuori il tutto dalla confezione. Vediamo che c'è la piastra vera e propria, questo sarà il lato che andrà all'esterno, questo sarà il rail che si incastrerà dove sono le tacche di mira originali della Glock. Come potete vedere è stato lavorato probabilmente in CNC o comunque la fresa. Poi abbiamo un po' di grani e dei bulloncini a testa piatta che serviranno a fissare appunto, insomma, la nostra ottica, il nostro red dot micro T1 e due chiavi a brugola, una più piccolina per i grani probabilmente e una un pochino più grande per i bulloncini. Mettiamo da parte adesso la nostra piastra e andiamo a prendere la replica vera e propria. Dovremo estrarre la tacca di mira superiore, ma se provate a spingere ovviamente non si muove perché è fatta apposta per non essere tolta. Quindi dovremmo levare il carrello. Come potete vedere qui dietro c'è una vite ed infatti la tacca di mira era tenuta insieme proprio da quella vite, quindi abbiamo fatto bene. A questo punto dobbiamo inserire questa nuova piastra porta ottica nel posto della vecchia ottica. Il vero problema è che in realtà la vite che si impana qui serve a tenere tutto questo blocchetto della meccanica della nostra replica da soft air, e non tutte le repliche hanno la slitta con lo scasso a coda di rondine, chiamiamolo così, che è effettivamente adatto a cogliere la nostra slitta, che in questo caso specifico si incastra dentro e punto. Per esempio tra questa della VE, questa è una replica della VE, come potete vedere VE T5166, e quell'altra che è della KG Works, in realtà c'è una certa differenza. Il carrello della VE accetta la piastra, mentre quella della KG Works no. A questo punto non dovremmo far altro che premere pian pianino o martellando con, io sto facendo con questo martello insomma, ma cioè con questo giravite che è morbido e di gomma, ancora meglio sarebbe con un martellino di gomma o di plastica, pian pianino per far entrare la slitta. In realtà questa slitta è una slitta per armi vere, nel nostro caso specifico la stiamo adattando, e quindi l'idea è che in teoria ci dovrebbero essere due grani poi a fissare la slitta in posizione. Noi probabilmente ci accontenteremo della semplice frizione, tanto non abbiamo questo grande bisogno di precisione, basterà la frizione. E quindi pian pianino facciamo entrare la slitta in posizione. Abbiamo installato la nostra piastra su una Glock, una replica ovviamente,
non la KG Works con cui volevamo fare il, diciamo, il video, ma su una VE, perché in pratica c'è un problema sulla slitta. La KG Works non ha l'incavo per le tacche di mira, non è vero, è semplicemente accennato, e quindi ovviamente c'è difficoltà a inserire questa. A questo punto possiamo iniziare a vedere come si andrà montato il nostro aimpoint. Nel nostro caso anche questa è una replica di un mini dot della Trigicon, non lo so. E praticamente il dot andrà montato così e utilizzeremo queste due viti che sono qui. Come potete vedere sotto, il nostro red dot ha due dentini, questo e questo, che servono per evitare che il dot ruoti. In realtà è molto probabile che una di queste viti nel red dot serva ad alloggiare quei famosi grani di cui parlavamo prima, ovvero alcune di queste filettature sono per il fissaggio dell'ottica vera e propria, alcune servono per diciamo come accessori, e quindi per associarci questi punti di ancoraggio, che ovviamente dipendono da modello a modello di dot. Quindi quello che faremo adesso è per montare la replica del Trigicon, e ovviamente se la vostra pensate di utilizzare un altro tipo di mirino, dovrete consultare la documentazione per capire dove montare i grani e dove montare invece i bulloncini. Ovviamente noi utilizzeremo i grani e i bulloncini che sono arrivati insieme alla confezione, insieme alla piastra. Come potete vedere, nella dotazione ci sono anche questi pernetti che ci permettono di incastrare la nostra ottica. Ovviamente dipende da ottica a ottica, questa è una piastra diciamo così universale, e in base a com'è la sua conformazione. Uff, ecco, questa è caduta, non la troveremo più. In base a com'è la sua conformazione inferiore, quindi se ci avessero degli incavi tipo questi. E ovviamente ci sono di più dimensioni, ci sono queste un pochino più piccolini, e poi ce ne sono un pochino più grandi. Questo ovviamente dipende da ottica a ottica. E per fissare l'ottica anche le viti sono un pochino differenti. Questo è quello originale, come potete vedere è abbastanza lunga, ma è più grande sia come dimensione dello stelo che come diametro della filettatura, e questa invece è quella data in dotazione con la piastra, e quindi siccome la filettatura è sulla piastra utilizzeremo questa. E quindi se questa era la brugola per i grani, utilizzeremo l'altra. Ok, e abbiamo la nostra ottica pronta sulla nostra replica. Dopo aver montato il red dot sopra la nostra replica di Glock, proviamo proprio l'efficacia di questo fast aiming device sui bersagli, sui nostri famosi barattoli. Ho l'elmetto essenzialmente perché almeno ho potuto montare l'action cam in modo da avere la soggettiva del fuoco, e faremo il confronto tra questa VE del G17 replica della VE con il red dot e questa KG Works, mi sembra che sia una replica della G18 forse, o forse la G23, non lo so. Comunque proveremo prima la G17
G23 e poi la G17 della KJWorks. La appoggiamo momentaneamente a terra. Non ho niente per tenerla. Ok, armiamo la posizione. Non ho cinturoni, non ho fondina, perché sulla G17 della VE abbiamo messo il rail frontale, che vedete, se siete curiosi c'è il link della prova e la recensione di questo accessorio qui sotto, e quindi terrò semplicemente in mano, simuleremo una posizione di ready, e non abbiamo neanche il timer di PSC certificato, quindi faremo una simulazione a bocca, diciamo così. Via, ready? Ok, questo con la G23 della KJWorks. Proviamo adesso con la G17 della VE e il Red Dot. L'ho tarato, in realtà è tarato un po' basso, quindi mi devo ricordare di sparare un pochino più alto, però va bene. Pronti? Ready? Ok, come potete vedere c'è una differenza notevole, insomma. Non l'ho fatto sul singolo bersaglio, non prenderemo i tempi sul singolo bersaglio, perché appunto non ho lo shot timer che si usa nelle competizioni di tiro dinamico, però faremo un tempo complessivo su 4 hit sui 4 bersagli, in modo da avere una discrepanza più alta e far rendere conto effettivamente che c'è una differenza abbastanza sensibile. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, e semmai un thumbs up è sempre molto ben gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivetevi. Ciao!